sono Terzius, questo è il primo tutorial che sto facendo di kit bashing, detto così, cioè prendere vari pezzi da diverse scatole o da diversi componenti per creare un modello unico assemblato a piacere. Il primo esperimento che sto facendo, come video non sarà neanche di grande qualità, suppongo, è questo Psyker dei Blood Angel su moto. Un librarian che accompagna una squadra di motociclisti e il capitano per dare supporto psionico nella battaglia. Voglio anche fare nello stesso momento, oltre utile, appunto un modello utile nella lista che voglio creare dei Blood Angel, anche un modello particolare, originale, da mettere sul tavolo da gioco. Perciò che cosa ho scelto per creare questo modello unico? Una normale moto, presa dalla scatola della GV dei motociclisti. Ho trovato tre vecchi componenti delle bighe o carri di Camry, queste icone o stendardi appunto che portavano questi scheletri del fantasy. Poi ho trovato questo vecchio modello di Psyker o Librarian in un lotto che ho preso usato e non sono riuscito a capire la sua provenienza. Non sono riuscito a trovare per il momento informazioni su chi sia questo Psyker. È comunque dotato del bastone psionico che mi sembra anche molto utile da tenere in lista. Questi sono i suoi pezzi che probabilmente poi non utilizzerò. Invece ho pensato di mettere un combi plasma preso da un vecchio blister GV in resina perché probabilmente sarà utile nello schieramento. Ho trovato utile e bello questo spallaccio sinistro preso dal blister di plastica degli upgrade dei Blood Angel e mi sembra appropriato da mettere appunto su questo Librarian. Poi ho trovato molto bello e penso di metterlo davanti questo teschio di un demone a cui dovrò fare delle modifiche probabilmente, però mi sembra anche adatto e simile ai teschi che di solito i Librarian utilizzano nelle loro icone. Penso di utilizzare questo libro a cui dovrò togliere la I dell'Inquisizione e la spada, simbolo magari dei Grey Knights, perché questo l'ho trovato nelle icone della Stormraven, appunto se dovesse essere assemblata come per i Grey Knights. In più c'ho questo vecchio simbolo o icona dei Blood Angel che deriva da una drop pod a cui appunto non è stato montato. Con questi componenti credo di poter assemblare interamente il nostro Librarian. Veniamo ora alla parte più noiosa di questo lavoro, quella che io reputo più noiosa, cioè tagliare i pezzi dai blister, pulirli, limarli e prepararli per la successiva fase dell'incollatura fra di loro. Ho un mio tronchesino, un set di limette diamantate e un bisturi multiuso. Mi farò aiutare anche dal mio legnetto in cui appoggio i pezzi per poterli ritagliare. Cominciamo. Velocizzerò la scena perché è veramente noiosa. In questa fase state attenti a non tagliarvi perché io purtroppo sono abituato a usare il coltellino in questo modo verso di me, ma c'è il rischio di tagliarsi, infatti ho le dita con qualche taglio. Se voi riuscite cercate di usarlo in questo modo, cioè verso l'esterno, è solo una questione di abitudine, correte meno il rischio di farvi male, scusate se ho puntualizzato questa cosa. Tell me, is it worth?
proseguo il lavoro. Come avete visto, non ho tolto dal blister i pezzi che non utilizzerò, mentre invece mi sono concentrato su quelli che effettivamente andrò poi a montare. Ecco, una cosa che io odio e che cerco di tenere sempre pulito è queste linee derivanti dalle due parti della fusione, che in alcuni modelli sono particolarmente accentuate, ma proprio sono bruttissime, quindi basta pulirle un po', o col fronte, col taglio del bisturi, oppure anche col retro. Ecco. Basta solo pareggiarle con col resto della gamba, in questo caso, oppure anche sulle braccia o sulla testa, dovunque in un pezzo si possono trovare, ma è veramente brutto pitturare un modello con ancora la presenza di queste odiose linee. Bene, questa fase è conclusa. Ora viene la fase più difficile, perché dopo aver assemblato la moto sarà necessario adattare le gambe dell'upcycler a potersi sedere e dovrò quindi utilizzare le gambe del motociclista, perché già hanno la forma adatta e piegata per poter far stare il modello proprio sulla moto. Quindi cosa ho pensato di fare? Questo upcycler ha delle belle gambe modellate bene, ma le dovremo tagliare. Perciò ora cercherò di tagliare appena sotto la cintola per tenere il disegno, per tenere comunque presente il disegno di questo teschio. Andrà non ci sarà più il fodero con la pistola, e cercherò di preservare il libro dal taglio per poi poterlo adattare sopra alle nuove gambe. Perciò adesso procedo con il taglio e col seghetto. Modello è tagliato, ho cercato di salvaguardare la fondina nel caso volessi utilizzare le gambe per qualche altro modello, ho cercato di salvaguardare il più possibile il libro mentre tagliavo, e vabbè, qualche compromesso bisogna farlo in questa fase. Il modello adesso è rimasto unito solamente mediante questo legaccio di cuoio che esce dalla chiusura del libro. Adesso ho pensato di preservare anche questo cercando di tagliarlo dove va a contatto col libro. E naturalmente dove va a contatto con la gamba. Eccolo qua. Lo pulisco ancora cercando di tirar via ciò che è rimasto dal taglio. Ho cercato di preservare il più possibile della parte modellata della sua cintola con queste tasche, delle tubazioni che passano di qua, di questi, e della cintola posteriore. Ora questa parte dovrà essere adattata alle gambe. Sarà quindi necessario un ulteriore taglio o limatura di questa parte qua, oppure di questa parte qua.
Come faccio a decidere la giusta inclinazione? Dovrò incollare prima il braccio sinistro al corpo per poter vedere la giusta distanza dal manubrio. In base alla giusta distanza dal manubrio, poi potrò incollare il pezzo nel giusto modo. Perciò adesso procedo nel limare ulteriormente queste due parti che dovranno adattarsi un po' meglio. Meglio, però posso togliere ancora un po' da questa parte davanti, mi sembra eccessiva. Ora sono soddisfatto, naturalmente per il momento, della posizione che ho raggiunto con questo primo taglio e questa prima limatura. Ora, prima di procedere con le altre fasi, essendo la resina e la plastica due materiali differenti, devo usare la colla cianoacrilica. Ma il rischio di rottura, non essendo le due parti perfettamente combacianti, è alto. Perciò ho pensato di fare un buco con questo, col trapano, col trapanino a mano e col kit delle punte, per poter adattare e incollare meglio le due parti. Ma prima, essendo che ho su la punta dello 08, che è la mia preferita per fare questo lavoro, farò il buco del requiem, che in questo caso andrebbe simulato con la pittura, ma a me piace farlo letteralmente. Nel mio esercito li ho bucati tutti, i requiem, le pistole, i vari fucili, perciò procedo con questo buchetto. Questo è andato un pochino meglio, non so se si riesce a vedere, ed ora faccio i buchi laterali, sfruttando il concavo già esistente nel modello. Ecco, infatti è passato molto più facilmente. Ecco, e con i requiem siamo a posto della moto. Ora c'è il requiem della parte del combi che poi andrò ad incollare da qualche parte e faccio la stessa identica cosa. Cambio la punta. Inserisco quella dell'1, cioè del millimetro, che è quella adatta per inserire poi il pernino. Perciò andrò a fare un primo buco da questa parte delle gambe. Lo faccio abbastanza profondo in modo da poter inserire una buona parte di pernino. Ecco. Per il momento, essendo questo buco solamente indicativo, ne farò solo una piccola parte. Ecco, perché poi, come dicevo prima, la posizione definitiva sarà valutata dopo aver messo il braccio, ecco. Però dovrebbe essere più o meno questa la posizione dove andrò ad incollarlo. Prima di procedere ad incollare tutte le parti, devo assemblare la moto, così che avrò l'effettiva misura per incollare il modello dell'opzionico. Procedo ad incollare partendo dalle gomme. Ecco, come al solito il collo della colla, essendo rimasto occupato, si è tappato. Che cosa faccio in questo caso? Me ne approfitto per dare un consiglio a chi di voi è sempre nei guai. Ci sono queste fascette delle bustine per il freezer che vanno benissimo per aiutarci. Ne pulisco una parte e tolgo la guaina di plastica, lascio il ferretto che c'è all'interno, che è della misura giusta per andare a sturare
il nostro collo di uscita della colla. Ecco, questo è sufficiente. Riprendo il lavoro perché adesso uscirà. Ecco, sicuramente. Ecco, adesso sto uscendo. È arrivato. Di studio di questo modello avevo pensato di utilizzare questo stendardo dei carri di Camry da mettere in questa posizione. Primo step, poi devo farci stare i requiem. Dunque metterò della colla anche qua e qua, qua e qua e anche internamente qua. Non so se si è visto nell'inquadratura, vabbè. Comunque l'ho messo nella parte interna del requiem. Ecco. La posizione è più o meno questa. Ora vado anche dall'altra parte. Ne metto ancora un pochino qua. E appoggio anche il secondo. Non mi sembrano allineati molto bene. Onestamente, infatti anche questo pende, perciò c'è ancora un attimo di tempo per riallinearlo. Infatti si è abbassato il requiem. Ho recuperato l'asta dal blister delle moto perché ho pensato di mettere questo stendardo di Camry qua in alto. Ho già tolto dove è finito il teschietto che era qua in alto. Ho pulito il libro dalla parte di spada, dalle due parti di spada, l'ho messo qua. Ho tagliato, raschiato via l'icona dell'Inquisizione e ho messo al suo posto questo simpatico teschio di corvo, penso, preso dalla scatola GV dei teschi. Così che ho arricchito tutta questa zona. Poi avevo pulito questo perno che usciva per poter mettere quest'altro stendardo in questa posizione. Ho pulito anche qua di dietro, eliminando la parte che si agganciava sull'asta precedentemente. E ora sto decidendo se mettere in questa posizione, simulando magari che le punte possono dare un colpo agli avversari, oppure metterlo in questa posizione seguendo la linea del parafango, tipo per esempio così. Ecco, voi come lo mettereste? È una scelta difficile. Esteticamente premierei di più però questa scelta, perché mi sembra che segua meglio la linea della ruota, almeno mi dà questa idea. Così che comincio a mettere della colla nelle parti più alte, ecco, e
cerco di posizionare in modo che il teschio, questa parte del teschio centrale, sia proprio in corrispondenza del perno centrale della ruota. Così. Ecco. Forse è un po' pacchiana questa moto, però è uno Psyker dei Blood Angel. Già loro sono pacchiani e ci tengono all'estetica in modo... Your hands higher and higher, make your dreams come true. Raise your hands higher and higher, this world belongs. Cosa mi resta da fare? Ho trovato una posizione adatte per queste pergamene e le metterò con l'aiuto della pinzetta in questa posizione, che parzialmente si appoggiano sulla marmitta, perché immagino che nel futuro abbiano studiato sistemi per far scaldare meno i terminali di scarico. Ecco, una cosa. Suppongo che abbia sul gambale dell'armatura un alloggiamento magnetico, ecco, così che lo posizionerò qua, perché sarà comunque fuori da zone interessate da altre, per esempio il bastone starà un po' più indietro, ecco, il bastone più o meno starà qua, e quindi qua avrò lo spazio per posizionare il mio combi requiem, ma lo farò con l'ausilio di magneti, perché se un domani cambio la lista e voglio fare quel che vedi, quel che è, non sarà più necessario inserirlo, perciò lo toglierò grazie alla presenza dei magneti. Posso anche mostrare, per chi non fosse capace, come si inseriscono i magneti. In questo periodo sto utilizzando questi da 2 mm di diametro per 2 mm di altezza. Il primo lo andrò a posizionare qui nella parte di dietro di questo requiem. Ho montato sul mio trapanino la punta del 2, appunto, e comincio a fare un foro nella zona dove ho già visto che potrebbe andare bene l'alloggiamento. Non so se l'inquadratura è chiara, ma sto facendo un foro più o meno della profondità di 2 mm, senza esagerare, per non andare dalla parte di là, per vedere se ci può stare il mio magnete. Vediamo, ecco, è entrato un po', ma è ancora un po' alto. Allora vado un po' avanti, ancora senza esagerare possibilmente. Ecco, provo a fermarmi qua. Vediamo ora. Benissimo, è perfetto. Uso il cianocrilato, naturalmente, con la rapida. E ne metto una goccia piccola piccola qui. Uso il gel, mi trovo veramente molto bene. Ecco. Boh. Ha già preso. Ora abbiamo detto che la parte della gamba dove avrei messo il combi requiem è più... Ho toccato ancora le pergamene, adesso va a finire che descollo, Niente, poi ci dovrò rimettere una goccia di colla, pazienza. Il combi requiem, essendo la calamita in quella posizione, dovrò fare un foro quasi all'altezza del ginocchio. Ora prendo l'altro mio magnetino per vedere se... Ecco. Per vedere se la profondità è sufficiente. Sì, è perfetta. Ecco, adesso non esce più. Ecco. Ora devo vedere da quale lato metterlo, perciò lo avvicino. Ecco, è questo il lato giusto dove i due magneti si richiamano. Faccio leva per separarli con la lama del bisturi, così che, ecco, la parte che dovrà rimanere a contatto è quella esterna. Prendo ancora il mio goccio di colla.
qua e lo metto in posizione. Tac. No. Ha già fatto presa. Ecco, adesso queste qua le rovinate. Per sempre. E provo ad appoggiare il mio racket. Tac. Mazzo. Non ho molta forza. Questi piccoli magneti. Lo terrò un po' girato. Così. E ora vediamo, faccio la prova, se il corpo del Librarian, ecco, direi che ci sia. Si può vedere le due corna in alto sono inutili, perciò le andrò a limare alla loro stessa base. Andrò a tagliare più che limare. Riprendo il seghetto. Bene, siamo nella parte finale del lavoro. Ricordate il pernetto che avevo messo prima facendo questo foro? Ecco, adesso ho controllato ed è proprio nella posizione giusta. Fortuna che avevo fatto il buco nella giusta posizione. È andata bene, colpo di sedere, parliamoci chiaro. Perciò lo metto in posizione prima nelle gambe, poi inserisco il corpo dal buco che ho fatto da questa parte, che adesso l'ho un pochettino allungato, cioè approfondito, e lo infilo qua, perfetto, così che la sua posizione è comunque questa qua. Ora devo controllare il braccio, come vi dicevo, perciò posiziono la mano che ha un suo piccolo incastro e vedo se la spalla si avvicina sufficientemente. Devo ruotare un po' il busto all'indietro dalla parte destra, così, ecco. Perfetto, così il braccio aderisce bene. Stavo dimenticando, ed è meglio farlo prima, di incollare lo zaino di dietro. Allora, primo punto, la colla nel pernino dalla parte delle gambe. Ok, e questo c'è. Poi la colla dentro nel buco della parte del torso, e questo c'è, con un po' di colla tutto intorno perché ha un appoggio un po'... così così, insomma, non è molto stabile. Ne metterò un po' intorno anche qua, ecco. Poi posiziono bene le gambe e le terrò ferme col dito sinistro, con l'indice sinistro, ecco. Poi posizioniamo il corpo dello Psyker qua. Ecco, dentro, ma non, spero che non aderisca subito, perché ora devo mettere un goccio qua sulla spalla di colla per il braccio. Se il tutto tiene ho fatto un buon lavoro, altrimenti è una cagata cosmica. Devo poter ruotare ancora un po' il corpo, ma la colla ha già fatto un po' presa, perciò la devo andare a staccare. Eccolo, devo avere libero ancora per un attimo. Niente, rifacciamo l'operazione da capo. Prima giù le gambe, poi infilo il pernino, lo ruoto già un po' dall'altra parte dove dovrà in effetti andare, così un po' troppo. Tiro sul braccio, metto a posto le gambe, ruoto il corpo e attacco il braccio. Ora il tutto deve fissarsi. Non so se è a fuoco bene, ma non posso rifare l'operazione. Il braccio è nella giusta posizione.
torso è dentro grazie al pernino, schiaccio un po' giù e in teoria il tutto è incollato. Peccato che c'è la gamba su. Accidenti, questa non l'ho vista. Questa gamba non andrà mai più giù. Comunque, sono abbastanza soddisfatto. Abbastanza soddisfatto. Mettiamo il suo requiem, così in lista mi darà una mano a far fuori i nemici. Ecco, così. Mi manca lo spallaccio. Lo spallaccio, spero, essendo dotato di questa rialzata qui sopra, che non vada a cozzare con la ventola esterna qua dello zaino. Adesso provo mettendo e facendomi aiutare dalle pinzette. Ecco, come immaginavo, non riesce a entrare in posizione. Vedete? Non ci va. Non ci va, non ci va, non ci va. Non ci va. Perché lo zaino è già un po' non è bello centrato, come vi dicevo, a causa di questo libro che hanno modellato e niente, devo cambiare spallaccio, devo metterci uno spallaccio normale. Questo zaino che rompe le scatole allo spallaccio. Vedo se riesco a ridurne un po' le dimensioni con una col grazie al bisturi. Piegare su uno spallaccio normale. Eccolo qua. Adesso è entrato bene. Adesso è giusto. Metterò un transfer, una decalcomania qua, perché non ho altri spallacci in questo momento da poter utilizzare. Vado a mettere un po' di colla e me lo piazzo. Blood Angel e i Brian. La basetta è un'altra cosa a cui tengo molto perché rappresenta molto bene il modello. Dalla scatola GV degli elementi scenici, da questi blister, ho già preso questi due pezzi che mi sembra possano andare bene sotto le due ruote. Penso poi di metterci un pezzo di filo spinato, le corna che abbiamo tolto al nostro teschio, poi guardo nella mia scatoletta delle cianfrusaglie, magari posso utilizzare qualche pezzo di tubazione per simulare la zona distrutta su cui questa moto sta camminando, di macerie. Ecco, metterò qualche pezzo d'avanzo anche che abbiamo. Se dovesse servire per le altezze, un pezzo di polistirene espanso. Ecco che dopo aver incollato i pezzettini sulla basetta di plastica nera, procedo con la solita mistura di acqua e vinavil, al 50% circa, e sabbia. Questa pastella verrà messa poi su tutta la basetta per creare questa texture per coprire gli spazi vuoti. Amici, il lavoro di questo Librarian su moto dei Blood Angel è finito. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Ancora qualche breve immagine del lavoro che abbiamo fatto e soprattutto le immagini del modello una volta che è stata applicata a spray. Io utilizzo le bombolette della Games Workshop, la prima mano di primer per preparare poi il modello per la pittura. Ma la pittura sarà un'altra storia. Se vi piace questo, se vi piacciono questi contenuti, mettete i vostri ai like, così che potremo farne altri, prepararne altri e se gradirete anche quelli relativi alla pittura di questi modelli che avete visto preparare. Ciao ciao!